Al Museo Novecento, una sezione della collezione permanente esposta al secondo piano, si intitola Cavalleria. La scelta del titolo è stata ovviamente motivata dal soggetto ricorrente nelle opere lì presentate, il cavallo da solo con il cavaliere. Tra le opere appartenute all'ingegnere della ragione, poi donata alla città di Firenze nel 1970, abbiamo isolato un gruppo consistente di creazioni artistiche che possiedono in comune questo stesso soggetto, come abbiamo fatto un po' con le nature morte, i paesaggi, volti, ritratti o nudi femminili. Da lì il titolo un po' giocoso, ironico, dato a quella sezione di cavalleria. Ne sono parte il nitrito in velocità di Fortunato De Pero, di cui abbiamo parlato all'inizio di questo ciclo, i cavalli marini, una ceramica dipinta di Lucio Fontana, di cui andremo a parlare prossimamente, e Cavallo, un bellissimo bronzo di Marino Marini del 1937 circa, che è appunto oggetto della trasmissione di oggi. È chiaro che alle spalle di questi gusti del nostro collezionista c'era una storia di rappresentazioni molto ampia e nutrita, con esempi di artisti e opere che hanno il cavallo come protagonista assoluto. Penso al Monumento Equestre di Marco Aurelio, alla quadriga in bronzo dorata a San Marco a Venezia, alle arche scaligere di Verona, alle statue equestri di Donatello e Verrocchio, ai disegni di Leonardo e poi, come non pensare agli affreschi di Paolo Uccello e Andrea del Castagno nel Duomo di Firenze, a Giulio Romano, ai suoi cavalli a Palazzo Te a Mantova, oppure a quel cavallo realistico come fosse una manna, un animale vivo dipinto da Caravaggio in Santa Maria del Popolo a Roma, per poi arrivare alla modernità di Picasso e al Cavaliere dello Spirito Occidentale di Carlo Carrà. La nostra scultura di cavallo si staglia potentissima nello spazio e tra quelle cose appese assume quasi il ruolo magico, protettore di guardiano, esprime forza e fierezza, fedeltà e grazia, energia e indomita libertà. Sembra vivere da sempre, prima delle civiltà classiche, figlio di un tempo anteriore, di comunicazione a pelle tra uomo e animale, consumato in spazi liberi, nel bello e brutto tempo, in pace e in guerra. Porta su di sé la fatica con grazia ed eleganza suprema. Sta immobile nelle sue esili massalde zampe, pronto a nitrire o scattare prima al trotto e poi fiero e felice al galoppo. Parlare dell'autore di Marino Marini è parlare di uno dei grandi dell'arte moderna, non solo italiana, ma internazionale. Se vi capitasse, forse qualcuno l'ha già fatto, di arrivare alla Fondazione Guggenheim di Venezia, vedreste un cavallo di Marino all'entrata della villa, anche lì in posizione di sentinella, guardiano dal titolo esemplare L'angelo della città. Chi l'ha potuto ammirare condividerà la sua centralità in quella raccolta di capolavori tra Picasso, Brancusi, Max Ernst e Pollock. Marino, nato a Pistoia e morto a Viareggio, è dunque ben conosciuto in tutto il mondo quale grandissimo scultore di figure arcaiche e modernissime a un tempo. Celebri le sue pomone, simboli di fecondità primitiva e inconscia, i suoi miracoli, ultime meditazioni sulla drammaticità della storia e dell'arte, o i suoi cavalieri, protagonisti di una visione dialettica, natura-tecnologia, uomo-macchina. Eppure, anche i suoi equilibristi, giocolieri e ballerine, figure del circo e del teatro con le quali Marino aveva dialogato con un tema caro al primo Novecento di Picasso e de Ballerose, di Severini e Genet. Non possiamo però non citare anche la grande produzione ritrattistica che fa di Marino Marini uno dei grandi protagonisti del genere. La vita di Marino Marini si è spesa tra Firenze, perché in gioventù studia all'Accademia di Belle Arti della nostra città, poi Parigi, dove si reca giovanissimo nel 19 e conosce l'opera di Maillol, Bourdelle, di Rodin, oltre a quella del già citato Picasso. Successivamente Monza, dove è chiamata a insegnare da Arturo Martini alla Scuola d'Arte della Villa Reale di Monza. La conoscenza di Martini è stata per Marino di fondamentale importanza per capire il linguaggio arcaico e quello etrusco e soprattutto la poesia e l'intellettualismo nella scultura. Dagli inizi degli anni 40 e per tutta la sua vita Marino vivrà poi a Milano,
salvo nuovi soggiorni a Parigi, viaggi in America e nel nord Europa, e poi nella sua amata Forte del Marmo, in Versilia, dove passerà molto tempo tra cave e fonderie a contatto con la natura e il mare. Ma torniamo al nostro cavallo, che è sempre lì in posa, elegantissimo nelle sue forme, nell'ampio volume del corpo, alleggerito con una linearità di profilo che dona grazia assoluta all'animale. Fuori dalle teorie, dalle diatribe linguistiche, dai rigidi formalismi di certe avanguardie, Marino va cercando una forma che sia colma di pensieri antichi, di esperienze primordiali, di una grazia superiore che è poi il dono che fa la poesia alle invenzioni artistiche di questo straordinario artefice. Così il cavallo di Marino vive fuori del tempo, ha qualcosa di divino, eppure di questo mondo ha vissuto con noi da sempre. È una presenza che esprime nelle forme plasmate, con delicatezza e sicurezza anatomica, tutta la sua naturale libertà e alterità, eppure figura plastica fortemente umanizzata. Per Marino l'animale partecipa della vita dell'uomo da tempi remoti, prima della storia e delle civiltà, e dell'uomo rispecchia le emozioni, ne conosce i moti segreti dell'anima. Passando in galleria, è veramente difficile trattenersi dallo sfiorare quel corpo di bronzo che respira, che trema di sensazioni a fior di pelle e che risente di vita vissuta e di contatti spirituali tra esseri così fraterni, anche se così diversi da sempre. Eppure ci dice noli me tangere. È intoccabile non solo per ragioni di sicurezza e conservazioni, ma per la sua aristocratica superiore provenienza.